Qualche giorno fa siamo stati contattati da Betson Sport con una proposta fuori da ogni logica, ovvero andare a Manchester 3 giorni immersi nel calcio e ovviamente vedere Manchester City Inter. Si poteva rifiutare? Assolutamente no, ed ecco perché oggi siamo a Manchester e vi porteremo con noi per vivere un sogno. Questo è il primo giorno in cui siamo a Manchester. L'Inter ci ha offerto gentilmente la possibilità di dormire in questo hotel a 5 stelle e oggi ci sarà qualcosa già di unico. Oggi, vi ripeto, è martedì, non è il giorno della partita, ma oggi c'è il walk around all'Etihad Stadium e incontreremo proprio i calciatori dell'Inter. Siamo. Siamo fuori l'Etihad Stadium per il walk around dell'Inter. A breve arriverà la squadra. Guardate voi, secondo me bello bello bello, siamo carichi. Però un'esperienza particolare che non tutti secondo me possono avere il privilegio, la fortuna di fare, quindi vedremo il calciatore a pochi passi da noi, appena toccheranno per la prima volta il campo di questo stadio. È la prima volta nella storia dell'Inter che l'Inter gioca all'Etihad Stadium. Sono curioso di vedere com'è all'interno, perché ovviamente in Inghilterra c'è tanta rivalità per quanto riguarda anche il clima, il tifo all'interno dello stadio, questo dalle altre tifoserie viene un po' screditato. E avevano ragione, i tifosi che frequentano questo stadio sono delle vere e proprie mummie. Non cantano mai, ma questo lo scopriremo anche più tardi durante la partita. Andiamolo a vedere. Siamo all'interno dell'Etihad Stadium e anche se completamente vuoto, ci siamo praticamente solo noi, ma quello che emana tanta tanta roba. È arrivato l'Inter all'Etihad Stadium. Bello vivere questi momenti, sono particolari, non sono da tutti i giorni. Ragazzi, un sogno, siamo veramente a pochi passi dal campo, a pochi passi dai calciatori. Siamo nel pullman per tornare in hotel e questo, a parte che è il pullman più bello dove sia mai stato, però Inter ci ha fatto anche un regalo, ci ha regalato Gagliardetto una maglia e infine un portachiavi. Grazie Inter. Finito il walk around, siamo tornati in hotel e ora andiamo a mangiare. In Inghilterra si mangia prevalentemente carne, hamburger, patatine, quindi scopriamo stasera cosa mangeremo di buono.
qui volevo fare il food blogger, ma poi mi sono accorto che qualcosa nel cibo non andava. Finita la prima giornata a Manchester ed io sinceramente, raga, ancora non ci credo, perché oggi è stata veramente una giornata assurda, fantastica. Siamo partiti da Milano, siamo arrivati a Manchester, abbiamo visitato la città, siamo andati a fare il walk around dell'Inter, a vedere il walk around dell'Inter e vedere i calciatori così vicino in una situazione così intima, bellissimo. E poi aver conosciuto veramente belle persone all'interno del mondo Inter è stato veramente bello poter scambiare chiacchiere, parlare con loro. Abbiamo parlato tanto anche con Goran Pandev, con tanti aneddoti, e sono cose che restano dentro. Bello, ci becchiamo domani, perché domani c'è la partita, domani c'è Manchester City Inter. Ciao ragazzi, inizia il giorno 2 della trasferta a Manchester. Oggi c'è la partita Manchester City Inter. Noi siamo qui nell'hotel a fare colazione. Io solitamente non faccio mai colazione, però in questa occasione non potevo lasciarmela sfuggire. Colazione fatta, buona. Ora ritorniamo in camera, ci rilassiamo ancora 10-15 minuti, ci cambiamo, ci prepariamo e andiamo in giro a cercare tifosi, ovviamente dell'Inter, del City e anche dello United. Ci siamo, è il giorno di Manchester City Inter. A breve andremo a buttarci in mezzo alla folla dei tifosi dell'Inter, ma prima mi piacerebbe tanto incontrare qualche tifoso del City, chiedergli di più sulla storia del club, di più su quello che pensa della propria squadra e anche dell'Inter. Andiamo a cercarlo insieme. Abbiamo incontrato Dave, tifoso storico del Manchester City, che ci ha parlato un po' della rivalità tra United, City, di Guardiola e della finale di Champions vinta dal City proprio contro l'Inter. Guardiola, he's the best thing that's ever happened to Manchester City. And what do you think about the final of Champions League against Inter? It was a very good game. Could have gone either way. Milan had plenty of chances. Edison pulling off two or three, especially towards the end after Rodri had scored for City. How do you think the match will end tonight? I'm hoping it goes City's way, but I won't write off Inter, because I think defensively they're quite a strong unit, so I think it could either be City or it could be a draw, which I think if it is a draw, then that would suit Inter more than City. And the last, what do you think about Simone Inzaghi as coach? Yeah, I mean, he's done really well. I mean, where they are in the league now, City are, they're pushing, are they now fourth? Yes. Yeah. So, yeah, I think probably the strongest of the Italian teams at the moment. Siamo qui con un tifoso del Manchester City. What's your name? Harrison. Nice to meet you. Harrison, what do you think about rivalry between City and Manchester United? Ah, comunque a Manchester, quando parlano, non si capisce letteralmente nulla. E questo l'esempio lampante, guardate un po' la mia reazione. A big rivalry, it's important to keep it there and for City to always win it. Ed infine abbiamo trovato un tifoso per nulla simpatico del City, o meglio che voleva fare il simpatico. We're the best club in Manchester. That's it. They're nothing now. We're taking over. Please, for you, best. Best Inter player? Oh, I don't know. I don't really know much about the history of Inter. Lukaku was good for a while, wasn't he? But he's not been good recently, so we'll see. I don't know. The final was good, wasn't it? A Champions League final. Yeah. Alle mie spalle il ritrovo dei tifosi dell'Inter. Siamo qui in un pub di Manchester. Ci sono già centinaia di tifosi nerazzurri e ora andiamo in mezzo a loro per assaporare un po' il calore del popolo nerazzurro. Di colore e che di te la storia e l'amore e dalla cultura.
Siamo arrivati all'Etihad Stadium e ora andiamo dritti in Hospitality con l'Inter, sempre grazie a Betson Sport. E sinceramente l'emozione che provo ad essere qui in uno stadio inglese per la prima volta, sì, è vero, ci siamo stati già ieri, però oggi con i tifosi è bellissimo, è quasi inspiegabile, è un'atmosfera inglese, diciamo così, particolare, diversa dalla nostra, diversa dai nostri italiani, però comunque molto. Un cuore batte a mille, l'Inter e lo stadio con Roma Stone. Tutto sold out. And now, siamo pronti. It is time to find out the team for the Premier League. Passati 30 minuti, siamo 0-0. 15 minuti, City è andato abbastanza forte, poi l'Inter è uscita fuori con qualità, con gioco, con tecnica, e ora c'è stata la prima vera grande occasione, colpo di testa di Bissek, però in fuorigioco. Partita per ora presa, sentita, ma stiamo giocando bene. Il primo tempo tra Manchester City e Inter, partita piacevole, secondo me sono trovato bene, sono una bella qualità, tanto calcio in campo, quindi speriamo che il secondo tempo ancora meglio. Iniziato il secondo tempo, comunque ritornando sull'atmosfera inglese, c'è da sottolineare che qui non cantano, praticamente quasi zero, però non lo so, c'è qualcosa di magico nell'aria. Intanto godiamoci il secondo tempo. È entrato Lautaro Martinez, la sensazione è che comunque siamo in partita, ma Manchester City secondo me ha sbagliato diverse cose. Possiamo fargli male, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Darmian che però ha deciso di fare un tocco di tacco all'indietro e mentirato. Per me c'è tempo, ci sono 25 minuti più recupero, possiamo portare la partita a casa. Occasione per il City. All'88esimo, occasionissima per il City. Ma siamo ancora 0-0. Il viaggio è finito, siamo per tornare a casa, torniamo in Italia, è stato un viaggio ricco di emozioni, di scoperte, di avventure, l'emozione è tanta, parlare forse è anche difficile per provare magari a raccontarla nel migliore dei modi, però sia Betson Sport che Inter hanno regalato un sogno a tutti noi e la possibilità di poter vivere 3 giorni come se fossimo stati alla fine dei veri e propri dipendenti di Inter, di Betson o addirittura anche a tratti i calciatori, per quello che abbiamo vissuto è stata clamorosa. Nulla, davvero le parole stentano e spero di aver trasmesso a tutti voi
un minimo delle mie emozioni vissute in questi giorni. Manchester è stata fantastica, l'emozione di entrare in uno stadio inglese è stata spettacolare, i tifosi non cantano, perché non cantano, è come andare a teatro, però una volta dentro quello stadio senti un'atmosfera che secondo me è unica, speciale, c'è qualcosa di magico nell'aria e sinceramente non so nemmeno che cos'è, però veramente per il resto spettacolo tutto, quindi grazie Inter, grazie Betson Sport e grazie a tutti voi, da Gaetano è tutto e sempre Forza Inter.